Ciao a tutti ragazzi, benvenuti su Game Over Game. Benvenuti ragazzi. Oggi andremo a trattare la leggenda, una delle leggende di Babbo Natale. Come sapete ragazzi, la leggenda più famosa è quella legata a San Nicolaus, che era un vescovo nato tra il 280 e il 286 d.C. nella zona di Patara, nell'attuale Turchia. Sua fama parte dal Medioevo. Il 6 dicembre era tradizione che venisse scelta una persona e vestita da abiti vescovali, quindi rossi, accompagnata da un aiutante, Krampus, e si recasse nei conventi e portasse doni ai bambini che erano stati buoni, mentre puniva quelli che erano stati cattivi. Prima ancora delle commissioni di San Nicola e dell'inglobalizzazione della cosmogonia cristiana, che andava col compito di inserire le tradizioni popolari all'interno della religione stessa, vi era questo luogo, sì, e c'è ancora ragazzi, che c'è ancora, è Korvatunturi. È una regione nel nord della Finlandia caratterizzata da fitti boschi, laghi ghiacciati, considerato il luogo di origine della figura leggendaria di Babbo Natale. È il luogo dove è presente la sua bottega, dove all'interno gnomi preparano i regali per conto di Joulupukki, che sarebbe il nome finlandese di Babbo Natale. Il nome Joulupukki in realtà si traduce come Yule Goat, che è il tradizionale caprone della mitologia scandinava, con delle enormi corna ritorte. Quindi attraverso la traduzione si ha un altro significato, sempre della cultura nordica. Babbo Natale in realtà è un caprone, o comunque un uomo capra, che si dice sia stato creato proprio all'interno del Korvatunturi. Si pensa che la figura di Joulupukki altro non sia che la discendenza dei due caproni che trascinavano il carro del dio Thor. E da qui si rallega le tradizioni popolari con quella che era la mitologia e la religione nordica. La particolarità di questi due caproni era che Thor alla sera li sacrificasse e se li mangiava, li usava come pasto la sera, per poi farli resuscitare il giorno dopo per riavere il trasporto e così via. Quindi la capra è come al solito vista come animale sacrificale, però in senso positivo, cioè lo Joulupukki porta gioia, porta un pasto caldo e un trasporto alla mattina. Nel corso dei secoli, attraverso varie contaminazioni culturali, la figura dei due caproni assunse delle sembianze sempre più antropomorfe, avvicinandosi così piano piano alla figura dell'uomo. Questa figura barbuta, enorme, perché è di dimensioni gigantesche, praticamente vagherebbe di notte dispensando doni ai bambini. E non solo questo però. No, infatti bussa alle porte dove ci sono i bambini, se sei stato buono, sì, c'è il dono. Ma i bambini cattivi venivano frustati a sangue. Per punirli delle loro marachelle, come chiamano così. Una figura associabile al Joulupukki è la figura del Krampus, che avevamo nominato precedentemente, prima, che nei paesi germanici viene visto come il compagno oscuro di Babbo Natale. Avvicinandoci sempre di più ai giorni nostri, questa figura viene ancora a cambiarsi. Qui ci stiamo avvicinando al presente, al nostro periodo storico attuale. E cosa succede questa volta? Succede che questo Joulupukki comincia a perdere le corna, diventando sempre più una figura umana. Quindi il nostro caro vecchietto vestito di rosso, ma il simbolo della capra, inizialmente rimane. Infatti perde le corna, ma la capra vi è ancora nella simbologia ed è il mezzo di trasporto di questo Joulupukki trasformato, esatto, più umano. Quindi però inizialmente non c'era questa visione di Babbo Natale che andava con le renne, che è la nostra visione attuale, ma all'inizio usava come trasporto una capra. Concludendo questa leggenda alternativa, che comunque ha delle linee storiche sulla quale arrivare a quella nostra, quella originale, quella comunque esatto, nostra classica natalizia, ci sono dei decenni all'interno della storia in cui questa leggenda si può posizionare, vi è però un film. Esatto, se siete interessati a questo risvolto un po' macabro, horror, gotico, come volete,
di questa leggenda c'è un film che è uscito quest'anno nel 2015 e si chiama proprio Krampus, dove vedremo il nostro amico Caprone, la nostra figura aiutante di Joe Pucchi in questa sua interpretazione. In questa sua interpretazione di Natale. Che darà tutto se stesso. Sì. Quindi se siete interessati potete provare a guardarlo, noi probabilmente lo faremo. Così, per curiosità. Per curiosità. Non sarà sicuramente un colossal, però ragazzi, è un film... È un film horror trash. Esatto, un pochino. Abbiamo guardato i trailer e ci immaginiamo già cosa potrebbe succedere. Sì. Comunque dateci un occhio perché comunque si ricollega appunto a questa leggenda. Sì, se volete avere qualche spunto in più dalla nostra leggenda, andatevi a vedere questo film che vi darà qualche nozione in più su questa figura. Se avete qualche altra notizia su queste varie leggende, anche se molti dicono che Babbo Natale l'ha inventato la Coca-Cola. si sta dilagando, però non è vero, a quanto pare ha inventato solo che si vestiva di rosso, perché Babbo Natale è sempre esistito, solo che se voi ragazzi volete aggiungere qualcosa sotto il nostro video, qualche appunto su queste immagini, queste figure, ne sapete un po' più di noi magari, o siete un po' più Hai tossito, e vai. Cosa posso dire? Non lo so, non ti perdoniamo. E vai, per una volta ho potuto dirlo io, a questo giro. Quindi ragazzi, io vi saluto, noi vi salutiamo, come al solito. Esatto, e ci vediamo al prossimo video natalizio. Questa volta cercheremo di essere... Sì, veramente, natalizio. E non abbiate paura di Babbo Natale. Adesso è solo... Arriva solo Krampus. Un momento ciccione. Un po' fa paura. Ciao ragazzi. Ciao.